Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba. Quello di oggi ve lo dico è un video serio. Anche se con me è difficile, è un video serio. Ero un po' indeciso se farlo o meno, perché ho detto boh, lo faccio, non lo faccio, lo faccio. Perché ho pensato che possa essere utile per voi che guardate questo video, perché potreste capitare anche voi nella mia stessa situazione. Magari non identica, ma simile. Prima di dirvi un po' quello che mi è successo, volevo dirvi che sono arrivato a fare questo video dopo un po' di giorni che mi è successa questa cosa, perché ho avuto tanta, 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 tanta paura di perdere tutto. Tutto, qualsiasi cosa che io avessi fatto fino adesso, avevo paura di perderla. Questo video sarà breve ma intenso, ok? Per farvi capire meglio quello che mi è successo, vi anticipo un po' di cose. Per chi mi segue molto su YouTube, ok? E guarda quasi tutti i miei video, vedrà che in alcuni dei miei video ci sono delle sponsorizzazioni. Quindi ci sono io che promuovo dei prodotti, delle applicazioni, dei siti. Ovviamente prima di farlo io mi informo su cosa sto promuovendo in modo tale che non faccia figuracce. Controllo bene che questa cosa che io stia promuovendo sia affidabile. Mi assicuro che sia una buona cosa, ok? Quindi che possa essere utile a qualcuno. La maggior parte delle volte che mi arrivano delle proposte mi arrivano tramite email, ok? Quindi io prima appunto di rispondere, di fare qualsiasi cosa, mi assicuro che vada tutto bene, che sia appunto quello che vi ho appena detto. Qualche giorno fa mi è arrivata un'email per una sponsorizzazione dove c'era questo sito che proteggeva chi scaricava questa roba da virus, da quelle pubblicità finte che escono nei siti, che poi magari sono delle truffe e robe così. Quindi mi sembrava un'ottima cosa, ho detto questa può essere utile. In questa mail c'era un link che per fortuna io non ho aperto da telefono, ma l'ho aperta dal mio PC. E il mio PC, quando faccio per cliccare questo link, mi dà questa schermata rossa di pericolo dove c'era scritto che altre persone, avendo cliccato quel link, hanno perso dati, profili, contenuti personali che avevano magari sul telefono, sul computer, cose private, password, codici per accedere in banca. Sono stati rovinati, rovinati da questo link. Io ringrazio il cielo che il mio computer l'abbia bloccato, perché se il mio computer non avesse bloccato quel link, io avrei perso qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, cioè mi avrebbero rubato tutti i soldi, mi avrebbero hackerato il canale YouTube, profilo Instagram, profilo TikTok, qualsiasi cosa, perché riuscivano proprio a entrare nel mio computer e vedere tutto. Quindi io ero spaventatissimo perché nonostante il mio PC avesse bloccato questo link, io avevo paura in qualche modo fossero riusciti ad entrare nel mio computer. Ero preso malissimo, malissimo, avevo paura a caricare qualsiasi cosa perché avevo come la sensazione di essere tipo sotto controllo. Io avevo cercato questo sito, questa roba su internet e mi dava dei risultati e sembrava un sito affidabile. In realtà poi per fortuna io un po' capisco lo spagnolo e capito su un video YouTube di questo youtuber a cui era arrivata la stessa mail, lui ha messo gli screen dalla stessa persona, lo stesso link, la stessa descrizione, le stesse proposte, gli avevano hackerato il canale YouTube, gli avevano preso qualsiasi cosa, ha perso tutto, ha perso tutto. Ora che vi ho spiegato un po' quello che mi è successo, vi dico perché ho deciso di farlo. Dovete sempre stare attenti a qualsiasi email che vi arriva, a qualsiasi persona che vi contatta, che vi propone cose o che vi dice cliccate questo link perché può essere fatale. Magari per me di più perché io comunque con YouTube, Instagram, eccetera, ci lavoro, è il mio lavoro, quindi perdendo tutto sarebbe un bel casino. Perché comunque è vero che io ho dei profili con cui lavoro, ma queste mail potrebbero arrivare a qualsiasi persona per rubare qualsiasi altra cosa. Solo che questa era fatta talmente bene, c'era l'indirizzo email che era preciso, spiegava il sito in maniera dettagliata, se cercavi il sito c'era, quindi era fatto tutto in modo perfetto per fregarmi e per fregare chissà quante altre persone. Magari qualcun altro purtroppo ci è cascato. Io devo solo ringraziare il mio computer perché sennò ci sarei cascato anch'io. Quindi il mio stato d'animo era davvero giù, davvero davvero sottoterra. Perché per un attimo mi sono visto passare tutto quello che ho fatto davanti e mi sentivo così impotente, cioè non potevo fare nulla. Perché una volta che poi ti rubano le robe, come fai? È un casino. Quindi ho pensato di fare questo video, che è un video breve ma intenso, dove vi raccontavo questa mia esperienza, che magari detta così sembra anche una cavolata, però fidatevi che ci sono stato parecchio male. Magari potrebbe servire a qualcuno di voi. State molto attenti a tutte le mail che vi arrivano, ma anche ai messaggi che vi arrivano su Instagram, perché a me ne arrivano anche su Instagram dove ci sono delle truffe. Però me ne accorgo perché magari apro il profilo e vedo che sono profili finti, sono profili fake. Però non sempre è così facile perché alcuni, cioè come questa mail che mi era arrivata, era fatto tutto in modo dettagliato, tutto in modo perfetto. Niente, quindi questa era la mia piccola esperienza. Penso possa esservi d'aiuto, spero possa esservi d'aiuto.
Quello che posso dire è che sono davvero contento che io abbia ancora il canale YouTube, perché a quanto pare non è una cosa scontata. Questi giorni sto pubblicando un sacco di contenuti. Iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi su tutti i social, perché non si sa mai, magari YouTube me lo hackerano. Quel barbuto senza la barba vi saluta. Scusate se ero un po' scoraggiato durante questo video e non vi ho fatto ridere come al solito, ma ogni tanto mi fa piacere anche raccontarvi quello che mi succede al di fuori dei video, visto che tutti pensano che sia tutto rose e fiori. A volte succedono anche delle cose negative.